Ehi hey, la ciurma, io sono Mazzetesse e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Child of Light. La serie sta quasi finendo, ho visto che gli ultimi episodi non sono stati praticamente visti, ma io continuo perché questo videogioco ci tengo a finirlo, mi piace davvero, lo trovo un videogioco molto carino e sviluppato bene. Di conseguenza vorrei andare ad aprire quella cassa, ma vabbè. Allora, qua ci sono tanti cristalli. Oddio, non ti voglio. Ah, dalla scossa quello a fare. Oddio, non mi piace. Curiamola un attimo. Tra l'altro, Igniculus cura anche di più adesso. Non so in base a cosa, diciamo, però. Ma anche qua non dice niente l'altare, boh. Qua c'è di nuovo quell'affare là. Cos'è questo? Boh. Prendiamo questo, ma. Allora. Zaffiro levigato e citrino grezzo. Oddio, no, 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 no. No. Ok, chi è questo? Lasciami in pace. Sembra tipo Igniculus elementale. Igniculus, aiuto. Sei il mio nome, per quale mistero arcano? Tu e io siamo entrambi elementali, scintille evocate dall'etereo piano. Ah sì, io non ricordo alcun etereo piano. Sei giovane, sei appena nato. Guardi, quel che vedi te lo sei subito scordato. Oh, potessi tornare presto in quello stato. È glorioso più della luce che c'è fuori. E brilla di bagliori persino maggiori. E ci vivono lucciolini come me? A migliaia, fratelli e sorelle, per me e per te. Mi manca, un mago pisciano mi ha evocato. Un orco l'ha rapito e nel profondo l'ha portato. Dalla regina della notte sono scappato, ma delle forze per tornare a casa mi ha privato. Igniculus, mi serve il tuo aiuto, tanto tu vali. Uniamo i poteri e chiamiamo altri elementali. Si sono sollevati! Dove? E noi siamo stremati. Non possono udirmi, gli elementari sono dispersi, ma grazie alla tua guida saranno abbastanza. Di quelle luci perdute devi fare adunanza. Due sono nella foresta, due in pianura e due al mare. Scintille par tua attorni ad ogni altare. Col loro potere da questo mondo possono scappare. Aurora, io voglio aiutare, possiamo? Igniculus, certo, le lucciole cerchiamo. Ok, quindi abbiamo un'altra missione, dobbiamo cercare le lucciole. È sempre più debole, allora noi andiamo a cercare le lucciole. Costui è cagionevole, ho visto che è cagionevole. Ah, guarda, ne una. Ehi. Ciao, un amico elementare mi ha evocato. Dove devo andare? Alle secche del mare di Sinbel devi volare. Addio, dall'elementare voglio tornare. Allora, ancora 5. Uno era su sopra, mi pare di ricordare. Giù al Palazzo del Sole, di qua si va da un'altra parte. Buono sapersi, ma allora lui ha detto due qua, due là. Allora, uno è prima del villaggio dei pisceani, perché l'abbiamo visto lo scorso episodio. No, forse non era lo scorso, era 2 episodi fa. Comunque, lasciami perdere. Una lucciola, ecco. Ehi là! Ehi, un amico elementare mi ha evocato, dove devo andare? Alle secche del mare di Sinbel devi volare. Addio, dall'elementare voglio tornare. Ok, due le abbiamo trovate, ce ne restano quattro. Ok, aspetta, cosa che ci diceva? Allora, inventario. Ah, questo cos'è? Le luci perdute e il segreto di Sinbel. Non so quello. Pianura, foresta e mare. Oh, dobbiamo andare alla pianura e alla foresta, forse. Mappa.
Mappa. Mappa. Foresta di Matildi, se alla pianura di Rambert. Andiamo alla pianura di Rambert, sì, dai. E vediamo un attimo di trovare gli altri lucciolini. Sperando che ci possano essere d'aiuto, insomma. Ehi! Allora, la foresta di Matildis. Non voglio la foresta, scusi, non c'è. Stavo cercando la pianura. Pianura di Rambert. Al villaggio dei Capilli, forse nella pianura, più che altro. Sì. Beh, cerchiamo un po' rapidamente. Detto rapidamente, Voilà, allora. Lasciaci in pace. Non si vede un cribbio, ma... Qua ci sono i cosi spinati, oddio. No, credo che dobbiamo tornare più che altro di là. Allora. Oh. Questo non l'avevamo trovato. Smeraldo grezzo. Là c'è la tipa puzzolente che suona. No, qua non c'è niente. Di qua devo andare. Allora, vediamo un attimo. Qua nulla. Il maiale kill. Eccolo! Benvenuto Lemuria! Grazie, un amico elementare mi ha evocato. Dove devo andare? Alle secche del mare di Simbel devi volare. Addio, dall'elementare voglio tornare. Ok, ne mancano tre. Ne mancano tre. Vediamo. Ah no, qua ci sono le spine, oddio. Questi suoni non mi piacciono. Ah, sti ragni del men... No! Vabbè, vorrà dire che dovremmo seccarli. Fai una pioggia di frecce e tu fai un taglio KTG da più. Tanto lui interrompe tutti. Ah, no, li ha seccati proprio tutti. Va meglio così. Là c'è qualcosa? A me è già aperto, c'è un grifone davanti. No, di sopra. Poi non so neanche se ci sono ancora altri lucciolini di qua. All'altare di Matildi, sai, qua ne troveremo qualcuno di sicuro. Allora, no, 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 scendi di qua. Chi ti ha detto di salire sugli... No, vabbè. Vuole passare sull'albero. E passiamo sull'albero. Qua sotto non c'è un lucciolino. No. Ero abbastanza convinto che ne avrei trovato uno, invece no. Allora, qua è dove abbiamo iniziato il tutto. Ci sono questi stupidi esseri.
Alla foresta c'era scritto che ce n'erano anche, quindi... Magari dove c'è quell'altro affare più in qua. Cos'è quello? C'è un cinghiale là dietro. Forse qua. No, nessun lucciolino neanche qua. Magari più in qua. Cos'è qua? Ah, ma non è niente, è un, tipo un passaggio segreto. Ma non ci serve. Ora, noi stiamo cercando i lucciolini. Sti esseri brutti, ma... Lucciolini, lucciolini. Stiamo andando verso il palazzo là della tizia cattiva. Oh, questo è un... Ma che brutta vita. La mia pala, dov'è finita? Non lo so, mio buon uomo. Si vede niente, sti alberi davanti, era fatta... Questo non l'ho aperto. Benissimo, un rubino grezzo. Qua è dove c'era la tizia cattiva, là. Dove è iniziato il tutto. Ma qua è bloccato. Devo passare da sopra, forse. No. Tutto chiuso. Di qua? No, però abbiamo trovato della polvere dei PM. Oh, che barba! Ci volevano... Ci mancavano solo gli spettri. Dai Robert, fai una pioggia di frecce. Fai un taglio che ti gira più. Va perfetto. Uno smeraldo di grezio. Ah, eccolo. Come va? Bene, un elementare stanco mi ha evocato. Dove devo andare? Alle secche del mare di Simbel devi volare. Ti aspettiamo con noi a casa, non vuoi tornare? Ne mancano solo due per terminare. Ok, infatti, però dove sono gli altri due? Là ci diceva, alla foresta... Sono sei, no? Quindi ci ha detto che sono in tre posti, suppongo che ce ne siano due per posto. Pianura, foresta e mare. Al mare due ne ho trovati. Alla foresta ne ho trovato uno solo però. E alla pianura uno solo. Ma forse la pianura è di qua. Beh, andiamo qua perché qua non ne abbiamo più. Non abbiamo più niente. Quindi proviamo a esplorare qua. La zona. Che poi non è tanto pianura, più che altro è foresta, però. Adesso andiamo a vedere. Dai! Voglio trovare questi lucciolini, ne mancano solo più due. Lucciolini, lucciolini. Poi cosa dice? A sinistra i mulini a vento. Ok. A destra alla foresta di Matildis. Noi veniamo dalla foresta di Matildis, appunto. No, non voglio farmi... Insomma, ci siamo capiti. Via. Qua c'è qualche lucciolino? No, c'è questo essere qua. Ah no, qua su c'è il vento. Da dove si passava? Di qua? Ah, da qua in mezzo, forse. O da su in cima. No. Da là. Allora, passiamo da qua. Ok, mi sono fatto anche male. Com'è 194 su 305?
Ma se non abbiamo fatto un caso di niente finora. Non hai neanche combattuto. Porca puzzola. Per due spine così tanto per. Ecco, prendi un po' di roba. Oddio. Via. Vediamo qua se c'è un altare. Mi scusi, buon uomo, sa dirmi dov'è un altare? Oddio. E vabbè allora. Ah, già ci sono queste stupide pietre. Me le ero dimenticate. Questo mi ricorda molto Valiant Hearts. Però no. Neanche qua c'è un altare. Cosa fare, scusa? Ah, è un ragnetto, ma fa qualcosa? No, simpatico, non l'avevo mai notato. Qua succede niente. Qua ne manco. Niente altari. Magari dove c'è il villaggio dei. Grande Niculus. Io non c'eravamo passati, eravamo passati da sopra. Hai visto. Che c'è sempre da imparare dai propri. Oh, ecco! Alleluia. Ciao! Ehi, un amico elementare mi ha evocato. Dove devo andare? Alle secche del mare di Simbel devi volare. Addio, dall'elementare voglio tornare. Un'ultima luce. Infatti, l'ultima sarà quella più tosta di tutti, suppongo. Proviamo ad andare alla città dei. Ah, spara pure fuoco, sta a fare. O magari su in alto dobbiamo andare? No, però non credo. Quello è aperto. Ah, qua è Magna. Cosa. No, non credo che sia dentro Magna. Ci avrebbero detto i dirupi di Eren. Questo è su in cima. No, ma dubito, mi ha detto tra pianura. Montagna e mare. Tempio della Luna, torre dimenticata. Qua dove siamo andati prima. Qua anche. Villaggio dei Capilli, qua ci siamo stati. Proviamo la torre dimenticata. Non mi ricordo neanche quale posto è la torre dimenticata. Ah, no, ok, so qual è. Ma, dubito che sia qui. Dubito fortemente che sia qui. Però questo. Oddio.
Non l'avevamo trovato. Questo sì, questo no. Ah, perché non avevamo i Niculus, già. Ops, lol. Ciao bel bimbo, ma... No! Vabbè, lui da solo, meglio così. Fai peggio di... Frecce, tu fai un taglio catagiga. Vabbè, dai, allora, scusa un attimo. Vabbè, Robert è anche salito di livello, addirittura. Abbiamo trovato un ametista. Not bad. Allora, Robert è salito di livello. Puoi fare questo? No. Vabbè, qua, ma si può aprire questo? No, è bloccato. Polvere di PM, che non è mai male. Dai, curiamo Aurora, ma secondo me non è da queste parti. Devo però capire. Al mare ne abbiamo trovati. Magari è ancora al mare quello. Ma prima dei del villaggio dei pisciani. Qua c'è niente. Proviamo ad andare al mare. Aspetta, qua cos'è che è? Cittadina dei Bolmus. Andiamo alla cittadina dei Bolmus. Sarà un po' difficile, ma magari. Magari è là. O magari è da qualche parte nascosto alla foresta di Matildis. Magari è su in cima sulle fronde degli alberi, non lo so. Eh no, infatti qua non c'è praticamente niente, c'è la cittadina e basta. Proviamo ad andare a... al mare di Simbel, al villaggio dei pisciani. I pisciani! Quanto tempo stiamo registrando? 22 minuti! Oddio! Posso giocare con la tua sfera lucente? Ehi! E farla rimbalzare una volta solamente? Non è affatto divertente. Ecco, guardiamo un attimo, magari c'è qualcosa di qua. Alla torre dimenticata. No, ecco, non voglio andare alla torre dimenticata, ne vengo appena adesso. GG! Ricordiamo un po' Aurora. Che qua questi tipi non sono più banali come quelli di prima, eh. Di qua. No, qua sopra non c'è niente. Non ti voglio, scusa, mio caro amico. No, qua siamo bloccati. Dobbiamo passare da sopra, forse. Qua c'è un altare, ma non c'è un Kaiser. Non è di quelli stessi altari. No, dubito che ci siano altri qua intorno, eh. Beh ragazzi, visto che è già passato un sacco di tempo, stacco e ci vediamo dove c'è poi il lucciolino, l'ultimo lucciolino. Ci vediamo dall'ultimo lucciolino, tra poco. Ragazzi, rieccoci qui. Dopo un paio di aggressioni, un paio di giri per il mondo, sono riuscito a trovare l'ultimo lucciolino che è qua. È dalle parti del Tempio della Luna, la parte su in aria per andare al Tempio della Luna. I Niculus, un altro piccolo elementare mi ha evocato. Dove devo andare? Alle secche del mare di Simbel devi volare. Addio, dall'elementare voglio tornare. Ok. Quindi abbiamo trovati tutti. Dall'elementare torniamo, non indugiamo. Infatti, andiamo. Mappa di Lemuria. Villaggio dei Pisciani. Non c'è già direttamente là sotto, vero? No. Andiamo là, vorrà dire che andremo a prendere il nostro ascensore e torniamo dal nostro carissimo amico elementale. E poi chiudiamo l'episodio, visto che è già durato abbastanza. Allora, andiamo di qua. No, devo passare di sopra.
Sembra che abbia degli spasmi quando le fai fare lo scatto. Oh, c'ho la pergamena. Numero 11. Ce ne mancano un po' comunque. Ok. Andiamo giù al mare di Simbel. Al pelo proprio. Là c'è quello sgorbio. Ah, vaffanbrodo allora! Naggia la miseria, naggia la miseria! Quelli saranno anche resistenti al fuoco, Roberta alle robe di fuoco. Taglio che ti gida più. Bene, interrotti tutti e due. No! Cribbio. Taglio che ti gida più. Ok. Ah, per fortuna non contrattacca al... Perché gli altri come i suoi simili... Ah, è contrattacca l'interruzione lei. No, non ce la fa. Cribbio, 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 cribbio. Oddio, adesso mi contrattaccherà l'interruzione. Ma quello non riusciamo a tirarlo giù, cribbio. Dai! Ok, non mi ha interrotto, per fortuna. Taglio che ti gida più. Vai! Alleluia, avesse contrattaccato quello saremmo morti. E Niculus smonco, non ho altre cose da raccogliere. No! Compagnia, direi chiama Aurora al tuo posto. Un fendente più ce la fai, no? Forse è meglio fare un fendente su lei. No! Speravo di non interromperla, vabbè. No, facciamo compagnia. Chiamiamo Rubella. E Rubella fai un colpo più, ce la fa, no? Fai un colpo su lei che è veloce. Sì. Schivata, grandioso. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Fendente più. Ma perché ho fatto un fendente più? Vabbè, lol.
Sì! Ok, grandiosi. Adesso andiamo a parlare finalmente con sto Kaiser di... Eh sì, i punti abilità li faccio dopo. Li faccio off camera, anche gli oculi, perché sennò qua... Ok. Igniculus, ti stavo aspettando. Lucciolino, vieni con noi in questo momento. La danza è ben pronta, tutto è preparato. Presto saremo nel nostro elemento, colti da piogge di stelle infinite, in perpetuo contenti nel mare di luce. Aurora! Mi sarai sempre vicino, Igniculus, messer Lucciolino. Togli dagli occhi il pianto. Addio, Aurora, di farti piangere non provo vanto. Infine a casa torniamo, lo sai. Igniculus, è ora. La luce questa terra ha abbandonato ormai. Ehi, un attimo però. Il sole è tramontato, ma non è perduto. Lemuria ancora possiamo salvare. La terra in cui sono cresciuto, non me ne andrò. La mia casa difenderò. Da questo mondo noi ce ne andiamo. Igniculus Aurora, vi salutiamo. Sono contenta che tu sia rimasto, anche se il mondo è in difficoltà. Se chi possiede la luce se ne va, chi dal buio vi difenderà? Grande Igniculus. Grande Igniculus! E con questi tre spinelli io vi saluto, ci vediamo col prossimo episodio di Child of Light. Si è fatto tardi, quindi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi e seguitemi nella pagina Facebook di cui il link è in descrizione. Io vi saluto. Buon pomeriggio a tutti voi!